Vai. Ok. Stiamo arrivando. Piano, ma sto coso a cappotto. Piano, esatto. Facciamo andare avanti. Occhio alle pizze, con pizze qua attrezzino. Guarda che istituzionale. No, ma io dobbiamo fare. Guarda che istituzionale che è il presidente. Guarda. Ciao. Ciao. Come vai? Siete in diretta comunque. No, 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 siete in diretta, ragazzi, stiamo arrivando. Facciamo un discorso serio. Quanti chilometri sono? No, neanche un chilometro. Occhio alle buche. Io mi accappo. Allora, ragazzi, vi avviso, siamo in diretta, quindi se ci pizzichiamo entriamo. Saluta Daniela. Ciao Daniela. Anche io. Buonasera. Ciao, buonasera signora. Buonasera. Mari amici, allentate. Ciao, buonasera. Ciao. Allentate. Buonasera. Ora c'è la cattedrale, vi spostate qui a destra. Sì. E noi invece ci spostiamo a destra nostra, va bene? Sì. Adesso alla destra, a sinistra. Ciao. Attenzione. Fermo. Sono
Se io posso lasciare qui, posso riprendere dopo. Attenzione. Sì. Perfetto, allora perfetto, ti lascerei quasi quasi pure qui. Questo. Ok, c'è la fotocamera. Sì, attenzione. Sì, sì, no, lo capisco perché. Guarda, te la leggo pure così non è che la posso. Facciamola arrivare lì con le bici. Sì. Ciao. Hai uno!
saluta, va. Scusate il ritardo, va tutti tanto. E allora se vi avvicinate iniziamo subito, grazie di essere qui ed essere venuti in tanti, grazie davvero. Invito, ciao, invito i rappresentanti dell'ARS a salire, Gian Piero Tizzino, Giancarlo Cancellei, un applauso, Ignazio Corrao, dove sei? Il nostro portavoce al Parlamento Europeo. Ci siamo? E allora, è una serata di festa questa, ma è una serata di rinascita di questa città. Io prima di tutto vorrei un saluto da parte di Gian Piero Tizzino e di Giancarlo Cancellei, e poi avremo anche Ignazio Corrao, è arrivato. Prima la parola Gian Piero, per un saluto da parte dei regioni regionali. Buonasera Palermo! Wow, questa è la mia piazza, noi tre di noi qua ci sono arrivati in quell'università, Favolosa questa cosa, cioè, non mi era mai capitato di parlare a due passi al posto in cui ci siamo laureati. E credetemi, è un'emozione, è sempre un'emozione, perché loro hanno fatto già 10 tappe, credo, una cosa fuori da ogni logica, fuori da ogni possibilità umana quello che stiamo facendo. E lo stiamo facendo per una sola volta, perché non ci sarà più la possibilità di ripetere questa occasione, lo dico sempre, questa è un'occasione unica e irripetibile, non capiterà mai più, dobbiamo cogliere adesso questa possibilità. E noi abbiamo costruito una squadra davvero incredibile, l'altro giorno abbiamo avuto la possibilità di conoscere i nostri assessori designati, che sono una sintesi perfetta di competenza, preparazione e determinazione che davvero manca in questa città. Dobbiamo riappropriarci del diritto di vantarci di una città culturale, ma non dobbiamo farlo soltanto quando ci ricordiamo che ci puliscono i cassonetti dietro casa, oppure quando ci chiudono il centro storico. Guardate che questo centro storico non ce l'hanno chiuso grazie ad Orlando, ce l'hanno chiuso grazie alla storia millenaria che questo paese, questa città ha costruito. Sono stati i Fenici a darci la possibilità di costruire oggi un patrimonio UNESCO. Non è il merito del nostro sindaco, è un riconoscimento che esiste da 3.000 anni. Abbiamo una competizione elettorale che, credetemi, è fuori da ogni logica. Ci abbiamo un candidato sindaco che si trova a 2 chilometri di distanza, a Piazza Castelnuovo, che si è dimesso 2 anni fa perché ha detto che Crocetta... fatemi finire, almeno fischiate quando vi dico le cose. Abbiamo un candidato che sta là a 2 chilometri a Piazza Politeama, che si è dimesso 2 anni fa, e 2 anni che ci rompe le scatole con sta cosa che si è dimesso perché Crocetta aveva fatto delle alleanze con i partiti con i quali lui adesso si è alleato per vincere queste elezioni. Ma vi rendete conto di che cavolo stiamo parlando? Ma ogni singolo palermitano si dovrebbe sentire, io da palermitano mi sento indignato per un uomo che è nato con la sinistra, e io di sinistra non ci sto capendo più niente. Ma come cavolo si fa a votare sinistra oggi se c'è uno che è portato dalla sinistra, da Forza Italia, da 750 liste civiche, che soltanto i candidati delle liste civiche riempiono tutta sta piazza, cioè tutte quelle persone che sta affiaccando lui fondamentalmente servono a costruire un bacino di voti. Noi ci stiamo presentando con una sola lista, una lista contro 7 liste, ma vi rendete conto la differenza fondamentale che c'è? Noi vogliamo riconquistare la città con le idee portate sulle gambe di 40 persone, quelli vogliono conquistare una città con i voti di 700 persone che servono a costituire queste liste. Ecco, io non aggiungo altro perché agli occhi di tutti l'evidenza dei fatti. Noi abbiamo davvero un'occasione unica, non la possiamo non è replicabile. Il Movimento 5 Stelle è la cellula impazzita degli ultimi 20 anni di politica, non succederà mai più. Dimenticatevi qualunque altra possibilità di replica di una situazione del genere, anche perché io, se continuo così, tra 5 anni crepo, e quindi fondamentalmente e a seguire anche Ugo e tutti gli altri, anche perché poi la barba bianca non ce l'avevo. Poi oggi abbiamo dimostrato una cosa che non esisteva più nella politica, che è la coerenza. Abbiamo detto rinunciamo allo stipendio, l'abbiamo fatto, rinunciamo ai vitalizi, l'abbiamo fatto, ci stanno dicendo che non lo faremo,
perché ci vuole una legge. È vero, ci vuole la legge, ma noi abbiamo richiesto, quando abbiamo depositato quella proposta, abbiamo richiesto una modifica di quella legge, non ci hanno considerato nemmeno di striscio. Allora ne abbiamo preso un impegno solenne e abbiamo detto perfetto, noi rinunciamo. E loro dicono, ma tanto non lo farete sulla vostra parola. Sì, ma noi sulla nostra parola abbiamo restituito oltre 5 milioni di euro, non so quanti, forse anche di più, di restituzione dei nostri stipendi. E vi posso soltanto dire che a titolo personale, ma questo vale per tutti gli altri 14 deputati dell'ARS, lo farà anche Uke, 40 candidati, qualora dovessero salire. Io personalmente ho rinunciato a 230.000 euro del mio stipendio e ad aggiungere questo c'è pure il vitalizio. Ora tutto questo non esaurisce la nostra attività politica, per quello potrebbe dire, vabbè, hanno soltanto rinunciato allo stipendio. No signore, non abbiamo soltanto rinunciato allo stipendio. Noi siamo il gruppo politico all'Assemblea regionale siciliana che ha prodotto più atti parlamentari di tutti. Il primo partito in quel palazzo, che è il Partito Democratico, ha prodotto meno atti parlamentari di noi, trattenendosi tutto lo stipendio, trattenendosi i rimborsi elettorali e trattenendosi il vitalizio. Noi abbiamo dimostrato oggi che si può fare politica con pochi soldi, anzi con i giusti soldi che servono a amministrare un paese. E i progetti che abbiamo lanciato, perché non è che quei soldi li abbiamo buttati nelle fogne, noi quei progetti, i progetti che avete visto nascere durante questi anni, il microcredito, polmoni urbani, le borse per i ragazzi disabili, per le attività sportive, sono tutte somme che sono state utilizzate, che sono state prese dai nostri stipendi. Noi abbiamo proposto volta per volta queste possibilità, ci hanno sempre detto di no e noi abbiamo detto perfetto, noi prendiamo i nostri soldi e abbiamo fatto il microcredito, con i polmoni urbani, abbiamo ricostruito una strada. Ma quale partito politico ha mai fatto una strada? Crolla un ponte e noi cerchiamo 300.000 euro per fare una strada. Questo non è populismo, signori, questi sono fatti. Noi abbiamo detto, con questi pochi soldi, che stiamo parlando di milioni di euro, abbiamo fatto questi progetti. Ora provate a darci le chiavi del bilancio regionale, provate a immaginare quello che potremmo fare se fossimo al governo di questa regione. Io, dato che ci passiamo il microfono uno con l'altro, penso che sia correttezza ed educazione che mi presenti. Mi chiamo Ignazio Corrao e sono un vostro dipendente al Parlamento Europeo. Buonasera a tutti. Mi vedete un po' rosso, non perché siamo stati a mare, ma perché abbiamo fatto tantissimi incontri sotto il sole. Abbiamo iniziato alle 9 di mattina. Solitamente le piazze siciliane sono calde sia dal punto di vista climatico che dal punto di vista dell'affetto della gente. Finalmente facciamo un incontro all'ombra, quindi anche questa è una cosa positiva. Veniamo dall'altra parte della Sicilia, siamo arrivati a Catania più o meno nello stesso momento in cui stava iniziando il G7. Abbiamo visto un dispiegamento di forze dell'ordine che non avevo mai visto in vita mia. Abbiamo dormito in un hotel che sembrava essersi trasformato in una caserma. E tutto questo perché a Taormina, che come ben sappiamo è uno dei luoghi migliori che abbiamo in Sicilia, una delle cartoline, si sono costruiti con i nostri soldi una gabbia dorata di circa 40-50 milioni di euro, in cui si accolgono questi grandi della terra, in cui si chiacchiera della risoluzione di problemi che sono sempre gli stessi e che alla fine si diranno va bene, ognuno se li risolve a modo suo. Insomma, avrebbero voluto farsi anche una videochiamata e sarebbe stato lo stesso. Io ho fatto una provocazione in Parlamento Europeo parlando del G7, ho detto ma se veramente queste persone volessero capire quali sono i problemi che vivono le popolazioni, anche le popolazioni cosiddette grandi della terra, piuttosto che riunirsi in una gabbia dorata avrebbero dovuto fare una riunione allo Zen di Palermo, al Librino di Catania o prendere un treno da Pozzallo a Trapani e probabilmente sarebbe finito il tempo del G7. Voi mi direte sì, però l'Italia è seduta a quel tavolo e voi che cosa volete fare, che cosa proponete? Non dovremmo più farne parte? No, dovremmo farne parte, però piuttosto che stare lì come fa Gentiloni ad apparecchiare tavoli e a servire un po' di champagne agli altri
agli altri capi di Stato. Noi vorremmo vedere l'Italia che ritorna ad essere il paese fondatore dell'Unione Europea, il paese di 60 milioni di abitanti che ha delle caratteristiche da difendere e che ha 60 milioni di cittadini che devono tornare ad essere protagonisti in Europa e non sudditi di politiche altrui. Io sono molto molto felice, torno qui ogni fine settimana, vi dicevo sono un vostro dipendente e credo che, vedi, intanto vi dimostro che i parlamentari europei non sono creature mitologiche che compaiono soltanto durante la campagna elettorale delle europee per poi scomparire per 5 anni e ritornare di nuovo in vita qualche mese prima della campagna elettorale delle altre europee. Da quando sono stato eletto ho provato ogni fine settimana ad essere sul territorio a spiegare cos'è che succede a Bruxelles, cos'è che viene votato, per quale motivo oggi il nostro settore agricolo, il nostro settore artigianale, le nostre imprese tessili, le nostre piccole e medie imprese hanno difficoltà a stare sul mercato. Lo faccio perché ritengo che sia un nostro dovere e lo faccio anche perché vorrei che da parte nostra, da parte di ognuno di voi, nascesse questo sentimento spontaneo, questa voglia di controllare coloro che devono rappresentare i nostri interessi all'interno delle istituzioni, che è la cosa che non abbiamo mai fatto ed il motivo per cui oggi ci ritroviamo a piangere di questi problemi. Sono contento di poter parlare in questo palco e in questa piazza, di poter sostenere la candidatura di Ugo, che è un ragazzo allora ho scoperto che Ugo è una parola magica, ecco. Dici Ugo e si infiammala la cappella, quindi lo utilizzeremo, Ugo, e qua ce n'è un altro. Vi dicevo, sono particolarmente contento di essere qui perché ci abbiamo sempre creduto sul fatto che Palermo possa voltare pagina, che Palermo merita di più di campagne elettorali dove le liste vengono composte per nuclei familiari, per bacini di voti, per cercare di riempire in modo diverso anche rispetto a quello che storicamente veniva chiamato il pacco di pasta con cui si compravano i voti. Magari si mettono le persone in liste, che non, in liste a riempire altre liste per sostenere candidati sindaco. Ne faccio due a caso, due comici, Orlando e Ferrandelli, che hanno un migliaio di candidati a testa. Hanno un migliaio di candidati a testa e quindi questo facilita quello che dovrebbe essere un processo di scelta che non diventa più democratica se viene trainata in questo modo. Io sono sicuro che a pari condizioni, con una lista a testa, con un programma da sostenere a testa e con delle idee non ci sarebbe neanche storia. Però va bene così, abbiamo già dimostrato in città anche più grandi e anche più complicate rispetto a Palermo, l'abbiamo dimostrato a Roma, l'abbiamo dimostrato a Torino, ma qui in Sicilia abbiamo anche vinto in città importanti come Ragusa, abbiamo vinto a Bagheria, qua accanto abbiamo vinto ad Alcamo, di cui io sono ancora residente e di cui sono stato un fiero elettore di Domenico Zurdi. E vi faccio un esempio: ad Alcamo c'era un centro di potere che andava avanti da 25 anni e che sembrava assolutamente imbattibile, assolutamente irremovibile. Era un centro di potere che aveva controllato non soltanto le istituzioni politiche, ma aveva piazzato tutte quelle che sono le istituzioni amministrative, quindi un sistema che si era in un certo qual senso incancrenito. Eppure un ragazzo di 33 anni si è fatto una lista, ha presentato un programma con dei giovani e ha vinto con grandissimi risultati e ha dato una possibilità a gente che non aveva mai parlato. La possibilità di lamentarsi. Oggi le persone che sono state zitte per una vita, grazie al Movimento 5 Stelle, hanno ritrovato il diritto alla parola e anche quello io lo doniamo. Abbiamo un altro esempio vicino, l'esempio di Bagheria, ed è un altro esempio che io ho tanti ricordi, non lo farò perché sono di punto, potrei parlare per tanto tempo di Palermo e di ricordi, però vi dirò per esempio con Patrizio Cinque, che è il sindaco di Bagheria, io lavoravo insieme sulla stessa scrivania a poche centinaia di metri da qui. Patrizio era un ragazzo di 28 anni che in maniera ostinata, cocciuta, da chi probabilmente a quell'età non ha neanche piena contezza in
anche del modo in cui la mafia, del modo in cui Cosa Nostra, del modo in cui Bagheria fosse stata amministrata e di cosa si doveva fare, ha deciso di metterci la faccia e andare dritto come un treno per cambiare quella città. E io da suo amico, da persona che condivide lo stesso sogno, che condivide lo stesso percorso, io sono orgoglioso quando sento dalle intercettazioni che i mafiosi di Bagheria dicono che con Patrizio 5 non sono rimasti neanche gli occhi per piangere. E allora lì voglio toccare un poco di quel sentimento di rivalsa, di quella pancia, di quella voglia di non accettare che le cose debbano andare sempre in un determinato modo che abbiamo avuto tutti, perché io a Palermo ho vissuto, è la città in cui ho vissuto di più nella mia vita, ho vissuto 10 anni ed è una città in cui ho condiviso sogni di cambiamento per tanti anni. Molti dei miei amici da questa città se ne sono andati via e sono andati a fare successo altrove. Io invece ho deciso di restare, questo è il motivo che mi ha portato a cominciare a fare politica con il Movimento 5 Stelle e questo è il motivo per cui ancora ogni giorno ritengo che sia necessario parlare con quante più persone possibile e fare crescere questo sentimento e questa consapevolezza che se lo si vuole si può davvero voltare pagina. L'ha fatto Patrizio a Bagheria e lo può fare Ugo Porello qui a Palermo, niente è impossibile. Ci hanno educato anche a recepire determinati messaggi in un certo modo. Avete visto, qui ci sono sicuramente tanti giornalisti e il dibattito politico generalmente viene incentrato su delle opinioni. Renzi ha detto che si va a votare a settembre, il Partito Democratico ha proposto l'abolizione del vitalizio, Berlusconi ha promesso 1 milione di posti di lavoro e altre superpensioni. Quante volte ci hanno preso in giro con opinioni su opinioni e quante volte noi siamo stati così acuti di andare a verificare se all'interno dei parlamenti regionali, nazionali ed europei hanno fatto quello che promettevano nei loro giornali, nei loro talk show e nei loro servizi in cui in maniera roboante hanno sempre promesso di risolvere tutti i problemi di questa città e di questa regione. Ecco, il Movimento 5 Stelle è entrato in gioco nel momento in cui alcune persone hanno avuto una visione, perché la visione l'ha avuta già Roberto Casaleggio che non c'è più e l'ha avuta Beppe Grillo che per fortuna c'è ancora, ma tanti cittadini italiani hanno capito che il gioco del centrodestra e del centrosinistra, che facevano finta di litigare, che facevano finta di essere contro e di... Era incitamento. Hai detto! Ora cambio discorso. Li volevo censurare. Facevano centrodestra e centrosinistra, finta di andare in direzione opposta e poi erano sempre d'accordo quando c'era da proteggersi a vicenda e di garantirsi appunto quelli che sono dei privilegi assurdi che ancora vivono in questo paese. Io a loro riesce bene, quasi sono sempre presentati con dei programmi bellissimi, hanno sempre anche presentato delle persone credibili, perché io me lo ricordo benissimo quando Crocetta è stato candidato presidente della regione, ha fatto una campagna elettorale incentrata sulla nomea del sindaco antimafia, ve lo ricordate tutti, il sindaco antimafia che avrebbe fatto la rivoluzione e che ha veramente distrutto l'onore di una parola meravigliosa come la parola rivoluzione, perché di fatto diceva di cambiare questo e cambiare quell'altro, ma si è messo lì davanti come una figurina, sposti Crocetta e spunta Cuffaro, sposti Crocetta e spunta Lombardo, sposti Crocetta e spuntano tutti quelli che nel corso di decenni hanno distrutto questa regione. Probabilmente lo rifaranno, probabilmente metteranno qualche altra persona che ha un buon nome, che ha una sua credibilità, che ha lavorato nelle procure, che ha lavorato nelle istituzioni, magari spunta Grasso, una persona... Spunta Grasso, una persona per te, però verifichiamo questa volta chi lo sostiene e chi c'è dietro. Vedete qui
vedete qui le liste che hanno presentato, è inutile che ripetiamo quello che abbiamo già detto con Ferrandelli e i suoi mille e con coloro che lo sostengono. Io l'ho detto l'altra volta, Ferrandelli ha cambiato più partiti che Zamparini ha cambiato allenatori del Palermo, quindi quello dovrebbe valere già a darne un giudizio. Vi chiedo una cosa, impariamo. Ugo vi dirà delle cose, me ne dirà altre Giancarlo, me ne spiegherà altre Luigi. Ritorno a quello che stavo dicendo prima. Io vi invito a smettiamola di affidarci alle opinioni. Impariamo a valutare i fatti, andiamo a controllare se quello che si dice è vero, andiamo a fare verifiche, e una volta che ci siamo accertati che quello che stiamo dicendo è effettivamente successo all'interno del Parlamento regionale, nazionale ed europeo, facciamoci portatori sani di democrazia nel nostro ambiente di lavoro, con i nostri amici, con i nostri parenti, con i nostri vicini di casa. Trasmettiamoci un po' di quella voglia di cambiamento. Non siamo qui per vendere un bellissimo programma elettorale come staranno facendo tutti i candidati di Palermo, ma vogliamo regalarvi un'idea. Voglio che voi pensiate e crediate che una società migliore a Palermo, in Sicilia, è possibile, e dipende da quanto voi ci vorrete mettere un po' della vostra energia e della vostra capacità. Questa battaglia la vinciamo insieme come cittadini palermitani, siciliani, oppure perdiamo tutti individualmente. Vi ringrazio. Buonasera a tutti, buonasera. Oh, intanto io vi devo fare complimenti, vi devo dire grazie. Sapete perché vi devo dire grazie? Perché a dicembre io leggevo sui giornali che a Palermo non avremmo neanche fatto la lista, e oggi vedo entusiasmo e voglia di vincere, e soprattutto leggo sui giornali che quella voglia di vincere è scritta anche nei sondaggi che ci danno al secondo posto. Orlando stiamo arrivando, forza, forza! Ed è per questo che davvero sono molto contento. Poi quando ne abbiamo lette, i big del movimento, i gra, quelli di Roma, non verranno a sostenere, già qua c'è il secondo, poi arriva il terzo, poi chissà, forse entro la fine, non si sa. Noi ce la stiamo mettendo tutta per liberare Palermo, perché poi vogliamo liberare la Sicilia, e perché poi vogliamo salire fino a Roma e riprenderci questa nazione e ridarla ai cittadini. E ci stiamo mettendo tutte le carte a disposizione che abbiamo, ce la giochiamo tutta. Ora io lo so, qui taglio corto perché vi racconto quella storia, l'avete seguita, quella delle pensioni, lei signora, lei mi guarda. Sai che per andare in pensione un cittadino normale deve lavorare 42 anni, deve avere 67 anni di età per poter andare in pensione, altrimenti non ci vai, perché la politica fa la legge Fornero, che alla politica non si applica, si applica ai cittadini. E noi dobbiamo lavorare, ci dobbiamo spaccare la schiena, e loro fanno come il Parlamento nazionale anche qui, a poche centinaia di metri, all'ARSA, all'Assemblea Regionale Siciliana, dove i deputati hanno una pensione a 65 anni di 1000 euro lordi se lavorano soltanto 5 anni, o meglio 4 anni, 6 mesi e un giorno. È una gran bella presa in giro, eh? È una grande bella presa in giro, ed è una cosa che ci fa arrabbiare nel profondo. Noi gliel'abbiamo detto, noi non siamo d'accordo, e gli abbiamo fatto una proposta: facciamo cambiare questo regolamento, cambiamo il regolamento. La nostra proposta era questa: cambia ogni anno che fai politica all'interno dell'assemblea, dove diventare come un anno di contributi. Facciamo un esempio, così io sarò chiaro con tutti voi. Io ho lavorato 15 anni in un'azienda privata, adesso è 4 anni e mezzo che faccio il deputato all'assemblea regionale. Quando finirò avrò 15 anni di contributi versati dal mio ex datore di lavoro e 5 anni di contributi versati dall'assemblea regionale. Il cumulo fa 15 più 5, 20. Devo ancora per la Fornero lavorare altri 20-25 anni. La pensione è uguale per tutti. La pensione è uguale per tutti, perché chi si spacca la schiena se la deve spaccare nello stesso modo.
questa proposta sicuramente loro né la discuteranno e neanche la accetteranno e neanche la valuteranno, e se la valuteranno la bocceranno, diranno che non va bene, diranno che c'è un problema, che non si può fare. L'avete sentito milioni di volte queste cose, però c'è un problema, che questo diritto, che questo 4 anni 6 mesi e 1 giorno, questo giorno del privilegio è ora, è arrivato, è il 6 di giugno, è il 6 giugno il giorno della porcata, il giorno della vergogna, il giorno in cui quella gente lì si prenderà denari che non gli spettano perché matureranno un diritto ad avere una pensione avendo lavorato soltanto 5 anni. Questa è la grande vergogna, e se glielo diciamo e se li incontriamo in giro e pacatamente glielo chiediamo, loro ci dicono no, non è vero, i vitalizi sono stati aboliti. Infatti quello non è un vitalizio, quello è un vitalizio travestito da pensione, perché vi dicono che lasciare contributi, ma nessuno va in pensione o matura un diritto alla pensione avendo lavorato solo 5 anni. E allora torno alla campagna elettorale. Aspetta, perché questa campagna elettorale, io lo so che molti di voi stanno credendo al progetto e molti di voi vanno in giro a chiedere i voti, a dire dai, dacci una mano, credi anche tu nel progetto politico del movimento, perché non ci credi? E incontrate metà delle persone che magari dicono no, guarda, io voto per un altro, ma metà vi dicono no, io non ci vado a buttare, tanto su tutti stessi, sono tutti uguali. E non è vero, e non è vero, ma non è perché non è vero perché lo dico io o lo dice qualcun altro, non è che non è vero perché le parole dicono che non è vero, perché voi alle parole non dovete credere, voi dovete credere ai fatti, e i fatti sono incontrovertibili. Salvatore Siracusa, mio collega all'Assemblea Regionale Siciliana, di cui mi onoro di fare parte insieme a lui del gruppo. Questo è un fatto, perché relativamente a quella porcata dei vitalizi travestiti da pensioni, questa è un modulo, e chiaramente questa è una gigantografia. Noi abbiamo fatto una richiesta ufficiale, firmata in maniera ufficiale, che abbiamo mandato all'ufficio di presidenza, al presidente dell'Assemblea regionale Giovanni Arduzzone, col quale i deputati dell'Assemblea regionale siciliana del Movimento 5 Stelle, alzalo, la parte in giallo che è la più bella, dichiarano con la presente di rinunciare irrevocabilmente al diritto alla pensione come prevista dal regolamento dell'Assemblea regionale siciliana. È un fatto. E allora quando incontrerete qualcuno che vi dirà che siamo tutti uguali o che in politica sono tutti uguali, rispondetegli che con i fatti si può fare una politica diversa. Viva Palermo, viva la Sicilia e viva la Napoli! Allora, è difficile oggi mettere insieme due parole di senso compiuto, visto l'emozione. Io vi devo dire una cosa, non è Ugo Forello la soluzione ai problemi di questa città, sarete voi la soluzione dei problemi della città di Palermo, sarete voi la soluzione che permetterà a Palermo di avere un futuro diverso. Oggi noi abbiamo davanti la strada, è chiara, è semplice. Noi dobbiamo decidere se vogliamo cambiare oppure no. Vogliamo cambiare questa città? La vogliamo cambiare davvero? E allora la potremo cambiare solo se ciascuno di noi farà la sua parte. Io avrò solo l'onere di essere il vostro portavoce, ma Palermo potrà cambiare se i cittadini palermitani si assumeranno il ruolo del responsabile di questo cambiamento, cercando di andare via, di spazzare via quel malaffare che l'ha distrutta, signori. E allora, cari concittadini, noi abbiamo davanti, e lo sappiamo, è chiaro, noi abbiamo davanti due grosse coalizioni che rappresentano lo status quo, il mantenimento dello status quo, di quello che c'è adesso. Abbiamo un sindaco che ha fatto il sindaco di questa città per 20 anni, e che adesso a 70 anni di nuovo si presenta con una coalizione che noi la potremmo chiamare veramente una coalizione immensa, che va dai comunisti di sinistra comune addirittura agli alfagnani, passando per Vizzini, passando per Cardinale. Ma come mai potranno governare questa città questi? Che cosa hanno in comune? E soprattutto, cosa di nuovo potranno proporre? Qual è la credibilità?
e dall'altra parte abbiamo la restaurazione di un potere, perché dietro Ferrandelli c'è Cammarata, c'è chi ha distrutto questa città come quella della distrutta Orlando, e a noi questo non lo dobbiamo permettere. Non lo dobbiamo permettere. C'è un detto che dice: dimmi con chi sei, con chi vai e ti dirò chi sei. È chiaro, è chiaro. La coerenza è un valore in questa città. La credibilità bisogna conquistarsela con delle scelte come quelle che fanno come quelle che fa sempre il Movimento 5 Stelle, di correre da solo. Attenzione, da solo significa non con gli altri partiti, ma insieme ai cittadini, perché noi riusciamo a riempire le piazze come gli altri non riescono a farlo. Perché qui, e vi ringrazio, ci sono decine e decine di attivisti che ogni giorno stanno dalla mattina alla sera per la strada a cercare di fare comprendere alla gente cosa sia il cambiamento e la coerenza, senza avere nulla in cambio. E questa è una cosa che a loro non entra in testa, senza avere nulla in cambio. Io vi ringrazio. Vi ringrazio a tutti voi, vi ringrazio, perché siete voi la forza di questo movimento. Io non sono nulla, non ci sono uomini che raccomandano il Movimento 5 Stelle. C'è un programma, ci potevo essere io come un altro qui, ma il programma è la forza del movimento, è la credibilità. La credibilità, un elemento fondamentale. E allora questa città è piena di problemi, lo sappiamo, e noi abbiamo proposto, attraverso, siamo stati l'unica forza politica che ha avuto la coerenza di presentare delle linee programmatiche, le abbiamo costruite insieme ai cittadini. Questa è coerenza, lo abbiamo fatto dicendo ai cittadini: votateci perché credete, condividete la nostra visione, le nostre idee su tematiche fondamentali. E qui devo solo quantomeno ovviamente introdurle. Sul lavoro, Palermo è una città che ormai è piena di disoccupati, e il comune di Palermo non può più diventare uno stipendificio come lo è stato nei decenni passati. Non ci sono più soldi. Palermo e il comune di Palermo deve agire per diventare un istituto di facilitazione delle opportunità lavorative. E allora noi abbiamo ideato e lanciato delle proposte che sono concrete, che cambieranno questo sistema, come per esempio la realizzazione delle no tax area, che permetteranno l'apertura di nuove attività imprenditoriali, soprattutto quelle piccole, quelle che sono state distrutte dai centri commerciali, per riattivare il territorio con una defiscalizzazione totale di quelli che sono i tributi locali. Ed è importante, con particolare attenzione all'artigianato che oggi è massacrato e che invece dovrebbe essere il fiore all'occhiello di questa città. Inoltre abbiamo ideato il lancio di un ufficio Europa che possa essere il catalizzatore dei centinaia e centinaia di milioni di euro che l'Unione Europea ogni volta stanzia e che il Comune di Palermo non è capace di recepire, ma non solo per lui, soprattutto per le realtà imprenditoriali, le piccole realtà imprenditoriali dei giovani che vogliono fare impresa in questa città e non dover essere costretti a andarsene fuori per poter mettere in atto quelle che sono le loro idee. L'ufficio Europa, che sarà collegato con una realtà di start-up, di fare impresa. I imprenditori palermitani, le idee di Palermo devono rivivere, perché un elemento fondamentale del nuovo percorso della nostra amministrazione sarà l'innovazione prima di tutto sociale. Noi dobbiamo dare, dobbiamo riconoscere quella che è la grandezza delle teste dei palermitani, dei giovani palermitani, e dobbiamo far sì che le loro idee rimangano qui, possano essere realizzate qui. Questo noi realizzeremo, e per fare questo altre due cose concrete: noi creeremo un assessorato all'innovazione e alle politiche giovanili, e la prossima settimana vi presenteremo anche l'assessore designato. E inoltre faremo un'altra cosa importante: uniremo lavoro, attività produttive col turismo, perché il turismo è un elemento, è un volano fondamentale per l'economia di questa città, deve essere valorizzato. Oggi il turismo è in delega al sindaco, mentre le attività produttive ce l'ha un altro assessore. Non è un sistema logico. E poi non ci scordiamo del fatto che Palermo è una delle città più povere d'Italia. La politica di un'amministrazione a 5 Stelle sarà una politica che prima di tutto penserà agli esclusi di questa città, alle persone più deboli,
E allora il reddito di cittadinanza sperimentale verrà applicato in questa città. Lo faremo! E lo faremo interessando 1000 famiglie, permettendo la riattivazione di circuiti di economia locale. Secondo punto fondamentale, le politiche sull'emergenza abitativa. Palermo ha, 1800 famiglie che non hanno una casa, non è accettabile nel 2017. E allora con le pratiche dell'autorecupero, creando delle cooperative di autorecupero per quelli che sono i soggetti in emergenza abitativa, noi riusciremo a riprendere centinaia e centinaia di immobili che il comune ha e che in questo momento non utilizza perché devono essere ristrutturati. Li dobbiamo dare alla gente questi immobili, ma è un delitto tenerli così. Politiche contro lo spreco alimentare. Signori miei, oggi Palermo c'è una Palermo di serie A che butta migliaia e migliaia purtroppo di prodotti alimentari, è una Palermo di serie B che muore di fame, oltre 20.000 famiglie a Palermo in stato di povertà assoluta. Bene, questo non deve succedere in una città che della solidarietà farà la sua bandiera. E come? Attraverso strutture semplici, attraverso finanziamenti che prevede la legge nazionale, eliminando lo spreco, cercando cioè di distribuire quelli che sono i prodotti alimentari non più vendibili ma ancora commestibili attraverso degli empori solidali e dei magazzini comunali. Questa è una rivoluzione, signori miei, noi ci dobbiamo credere davvero. E infine, la cosa più importante, Palermo non è solo questa via, Palermo non è solo il centro storico e la penalizzazione, Palermo sono le tante periferie che sono state abbandonate. E noi, ve lo anticipo, noi in periferia chiuderemo la nostra campagna elettorale, perché è là che si vince, è là che i cittadini riacquistano la dignità di essere cittadini. Le periferie saranno un elemento fondamentale del nostro percorso, lo abbiamo detto più volte, la periferia deve diventare un nuovo spazio, un nuovo centro. Perché le periferie diventano un nuovo centro? Non basta il tram a collegare le periferie col centro, perché non ha bisogno di connessione solo la periferia. La periferia ha bisogno di servizi essenziali, della possibilità che la gente possa vivere in queste periferie e possa avere i servizi. Quindi nuovi centri, perché le periferie non sono solo un luogo di abbandono e di degrado. Le periferie molto spesso hanno un sacco di ricchezze, come il Mare Dolce che c'è in seconda circoscrizione, come tantissime altre realtà, come tutte le strutture di Liberty che ci sono nella settima circoscrizione. Noi dobbiamo valorizzarle, noi dobbiamo essere fieri di essere abitanti del nostro quartiere. Lo dobbiamo diventare. E per fare questo, dobbiamo semplicemente attribuire poteri ai quartieri. Dobbiamo dare il potere ai cittadini del quartiere di poter cambiare le cose. Come? Attraverso la distribuzione del potere decisionale e l'azione sul territorio. Noi nelle periferie, e cioè nelle varie parti di Palermo e dei quartieri di Palermo, abbiamo centinaia e centinaia di immobili e di spazi pubblici e verdi pubblici abbandonati. Non dobbiamo più accettarlo, dobbiamo alzare la testa. Questi beni, attraverso i patti di collaborazione fra cittadini e amministratori, devono essere attribuiti alla gente del territorio, ai quartieri, perché questi devono averne la cura e la gestione. E allora rivedremo il Parco Pindari finalmente rivivere e non così abbandonato. È uno scempio. Il Parco Pillegi e tantissime altre realtà che ci sono nel nostro territorio. Dobbiamo prenderci la responsabilità di cambiare la nostra terra. Abbiamo adesso una possibilità, che è quella di non portare Ugo Forello al potere. Portare voi al potere, signori! Siete voi che dovete venire con noi! Noi siamo i vostri portavoci! Noi vogliamo cambiare questo sistema! E allora concludo con l'ultima questione. Noi stiamo combattendo una battaglia che riguarda il voto libero. Gli altri hanno 1000 candidati, come dicevano poco fa, 1000 candidati Orlando e 1000 candidati Ferrandelli, stanno giocando falsando il gioco e le regole del gioco, perché con 1000 candidati i sistemi sono clientelari, nel senso che è ovvio che si cerca il voto dell'amico e del familiare. Noi puntiamo sulla dignità di un voto libero fatto per le idee, per gli ideali, per dei valori.
crediamo in questi valori, che sono quelli della gestione e della cura dei beni comuni, di un'economia circolare, di principi di solidarietà e di rispetto, e di uno sviluppo economico che segua prima quello sociale, sia preceduto da quello sociale e culturale. E allora la strada è ancora lunga, sarà soprattutto faticoso governare, ma lo faremo insieme, staremo tutti insieme. Noi lo diciamo molto spesso, il sindaco di una città come Palermo deve stare poco seduto nel suo scrigno, nel suo palazzo, deve stare sempre in mezzo alla gente, deve capire quali sono le necessità, non può distaccarsi dalla realtà. E allora noi questo faremo, ma lo possiamo fare solo tutti insieme, ragazzi. Riprendiamoci Palermo! Grazie, un grandissimo applauso a una grande persona, Luigi Di Maio. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie davvero, grazie. Noi abbiamo delle grandi opportunità nel giro di 10 mesi. L'11 giugno abbiamo le elezioni comunali. Decidete voi, come cittadini di Palermo, chi vi dovrà governare nei prossimi 5 anni. Ma vi prego, decidete con la vostra testa, senza condizionamenti, senza cedere alle solite dinamiche. Io sono un cittadino della Campania, siamo cittadini del sud tutti quanti, e conosciamo le dinamiche di questo territorio. Sappiamo che per quante persone sono qui in piazza e hanno avuto il coraggio di metterci la faccia, ce ne sono tante altre che invece da questa possibilità non l'hanno avuta neanche, perché a volte sono sotto il ricatto del loro posto di lavoro, di un posto di lavoro che gli viene promesso ad ogni elezione e non viene mai, mai dato. Però vi prego, questa volta dobbiamo provare a decidere tutti quanti in libertà, anche mettendoci contro qualcuno. Io penso che in questo momento abbiamo questa opportunità, quella delle elezioni comunali. Poi il 5 novembre. Il 5 novembre si vota per le regioni, per le elezioni regionali siciliane. Io vi dico una cosa, stasera siete la 10ª tappa in 2 giorni, dobbiamo ancora andare a Trapani e poi a Balestrato. Ho visto piazze, 12 tappe saranno in tutto, ho visto piazze sia ieri che oggi in Sicilia, e credo proprio che i cittadini italiani, il 5 novembre, i cittadini siciliani ci regaleranno la prima regione 5 Stelle d'Italia. Credo che questa sia la seconda opportunità che potremo cogliere. E poi dopo pochi mesi avremo le elezioni politiche. E le elezioni politiche saranno la grande occasione per questo paese per mandare a casa chi ci ha massacrato. Quelli che sono partiti da questa città e dalle altre città italiane hanno fatto quello che loro chiamano il cursus honorum politico, sono arrivati a Roma e lì, mettendosi insieme destra e sinistra, hanno iniziato a votare le leggi più vergognose che si potessero votare. Lo hanno fatto poche ore fa, hanno votato in Parlamento Forza Italia e PD una legge per reintrodurre i voucher, quelli che avevano abolito pochi mesi fa per non farci votare il referendum contro i voucher, l'hanno appena reinseriti con una legge votata di nuovo da quei partiti che si dicono di destra e di sinistra. Noi non siamo né di destra né di sinistra per una ragione, perché in questo paese i valori di destra e di sinistra ognuno se li porta nel cuore, sono i valori che ognuno si porta nel cuore ricordando Berlinguer, i leader massimi della Democrazia Cristiana o gli stessi leader della destra sociale italiana. Ma i partiti che oggi governano o hanno governato questo paese, hanno detto di essere di destra o di sinistra, sono quegli stessi partiti che erano di destra, stavano con le imprese e hanno fatto Equitalia, erano di sinistra, stavano con i lavoratori e hanno abolito l'articolo 18. Non c'entra più niente destra e sinistra, questi non rappresentano più nessuno. E la smettano di offendere la destra e la sinistra, che sono dei valori, non sono dei partiti oggi. Allora qual è il punto? Quello che vi ha detto Ugo si potrà fare, quello che ha detto Ugo Forello, semplicemente con una cosa che fanno tutti i nostri sindaci, ma abbiamo fatto anche noi dall'opposizione quando siamo entrati nelle istituzioni. Una cosa semplice: si entra in un comune, si entra in una regione, si entra nelle istituzioni di Roma, si aprono i bilanci
e si comincia a capire le vostre tasse che entrano ogni mese nel comune, nella regione e nelle istituzioni centrali dello Stato, dove stiano andando a finire. Perché l'obiettivo principale di un amministratore oggi è avere cura dei soldi delle vostre tasse, perché voi le pagate e le pagate le più alte del mondo industrializzato e abbiamo i peggiori servizi d'Europa, e quindi dobbiamo capire dove stiano finendo i soldi delle nostre tasse, come si stiano spendendo. Quando Ugo prima parlava di reddito di cittadinanza, di politiche per le periferie, di dare più potere alle circoscrizioni, di dare più potere ai cittadini per decidere anche col bilancio partecipato come si debbano spendere i soldi, tutto questo si basa su un solo concetto: tagliamo dalle spese inutili del comune e investiamo nelle priorità dei cittadini e non dei politici. Cominciamo di nuovo a mettere al centro delle politiche pubbliche la persona e non più gli interessi di qualche lobby economica, di qualche lobby del cemento o di qualche partito. E guardate che oggi siamo in un momento del paese in cui, è vero, abbiamo tanti problemi, ma siccome questi signori questi problemi non li hanno mai affrontati, quei grandi problemi sono le nostre grandi opportunità. Non mi fraintendete, ma è vero che in Italia abbiamo un costo di 60 miliardi di euro della corruzione, ma ciò vuol dire che un governo illuminato che inizia a combattere seriamente la corruzione può recuperare 60 miliardi di euro e quindi diventano una risorsa. Di cosa abbiamo bisogno? Di scienziati anticorruzione o di persone che... Guardate, le proposte ci sono già, la ricetta c'è già. Per contrastare ogni problema di questo paese, perché per anni e anni sono arrivate alle istituzioni della Repubblica tantissime proposte da esperti di settore, da cittadini comuni che vivevano quei problemi. Il problema non è la ricetta in questo paese, il problema è il medico che non prescrive quella ricetta. E se noi vogliamo oggi ricominciare, per esempio, a contrastare la corruzione, abbiamo bisogno di politici che non abbiano paura di finire in galera perché evidentemente nella loro vita hanno fatto qualcosa di losco e quindi non fanno le leggi anticorruzione perché credono che possano colpire prima di tutto loro. Abbiamo bisogno di una classe politica che non abbia paura di magistratura e carabinieri e li punisce con le leggi contro la magistratura e contro i carabinieri o i poliziotti. Abbiamo bisogno di una classe politica che inizi finalmente a dare una mano alla magistratura, a dare una mano agli inquirenti per contrastare la corruzione e l'illegalità, perché io l'ho visto legiferare in questi anni, hanno sabotato di tutto. Avevamo delle leggi a portata di mano che potevano cambiare la storia di questo paese. In questa legislatura la legge sul voto di scambio politico mafioso, il 416 ter, l'hanno annacquata a tal punto che poi alla fine finisce per favorire i politici che fanno voto di scambio con le mafie, perché devono essere consapevoli che quell'individuo con cui stanno scambiando voti sia un mafioso, ma se riescono a dimostrare che non lo sapevano, che non avevano capito che quello fosse un mafioso, vengono scagionati. Hanno creato una norma che aiuta i politici. Allora, questo è il concetto base di tutto, di queste elezioni comunali. Noi dobbiamo inventarci prima di tutto un metodo per sopravvivere a queste elezioni comunali. E il metodo non sta nello studiarci tutti i programmi. Io lo so, tutti quanti voi adesso state chiedendo, vabbè, ma qual è il programma? Queste sono le ultime due settimane. Ugo ve l'ha detto il programma, vi ha detto che cosa vuole fare, vi abbiamo detto cosa vogliamo fare per Palermo, c'è tanto altro da dire, ci sarebbe tanto altro da dire. Ma prima dei programmi viene la libertà dei candidati. Cioè, se un candidato sindaco si presenta con un bellissimo programma per questa città, ma 7-8 liste che lo sostengono e in quelle 7-8 liste ci sono le peggiori lobby di questa città, saranno quelli a governare questa città. E questo significa, no, io non faccio i nomi di questa gente, non me ne frega niente di nominarli, perché per me sono il passato. Possiamo farli diventare il passato l'11 giugno andando a votare alle urne in massa per Ugo Porelli. È inutile nominarli più, io non li voglio nominare più, li ho nominati per anni. I cittadini li devono cancellare con l'unico diritto che ci hanno lasciato, il voto, e li dobbiamo cancellare democraticamente, come stiamo facendo da anni. Oggi io penso una cosa, che abbiamo questa opportunità perché gli altri candidati, io non credo che avranno la libertà per poter realizzare i bellissimi programmi che tutti hanno presentato.
perché è uno che, come vi dicevo, si presenta con queste mega coalizioni e schiavo dei capibastone di ogni lista, a cui dovrà dare assessorati, appalti, consulenze esterne con i vostri soldi. Anche a Palermo, come nel resto delle città d'Italia, con le nostre tasse abbiamo finanziato la carriera politica dei peggiori individui di questa Repubblica, che grazie alle nostre istituzioni della Repubblica, utilizzate come bancomat, sono arrivate al vertice del Paese. E noi adesso, con un voto democratico, li facciamo ritornare giù. Ma noi crediamo invece di avere la credibilità per dirvi: siamo liberi nel realizzare questo programma. E perché? Perché questo programma elettorale è stato scritto insieme ai cittadini, ma soprattutto la campagna elettorale di Ugo Forello e tutto quello che stiamo facendo in questa città in questi mesi e quello che abbiamo fatto in passato si è potuto fare solo grazie a voi, alle vostre donazioni e al vostro attivismo. Non abbiamo mai accettato soldi da grandi lobby di questo paese o finanziamento pubblico, e questo ci ha consentito di poter essere sempre liberi nel realizzare il programma, anche liberi di sbagliare in buona fede, perché essere liberi, essere onesti, essere persone competenti non significa essere infallibili. Si può sempre sbagliare, si chiede scusa, si dà l'esempio e si torna a lavorare, ma non ci siamo mai compromessi, mai, mai. Quando vi dicevo che abbiamo l'opportunità di aprire i bilanci di questo comune e cominciare a tagliare le spese più odiate dai cittadini e più amate dalla politica, ve lo dico con contezza di causa. Io faccio parte di un gruppo parlamentare che, quando è entrato in Parlamento, non ha aspettato una legge per tagliarsi gli stipendi, non ha aspettato una legge per rinunciare alle auto blu o per rinunciare ai voli di Stato. E oggi vi voglio fare un bilancio. Non vorrei applausi su queste cose, vorrei prima spiegarvi tutto il percorso. 130 parlamentari della Repubblica entrati in Parlamento 4 anni e mezzo fa del Movimento 5 Stelle, dimezzandosi lo stipendio, hanno messo insieme 21 milioni di euro. Questi 21 milioni di euro li abbiamo messi su un fondo del Ministero dello Sviluppo Economico, su cui noi non abbiamo parola, e questi 21 milioni di euro sono stati prestati senza interessi, senza alti interessi, senza ipoteche, e su un piano di 10 anni a cittadini che volevano aprire una piccola impresa, un esercizio commerciale, un'impresa industriale, uno studio associato. Oggi in Italia, grazie ai 21 milioni di euro che si sono tagliati 130 parlamentari della Repubblica, abbiamo creato 5.300 imprese in tutta Italia che danno lavoro a 10.000 italiani, e la Sicilia è la prima regione d'Italia per imprese nate, oltre 1.200 grazie agli stipendi tagliati del Movimento 5 Stelle. Ora, io con questo non sto dicendo che abbiamo risolto i problemi dell'Italia o della Sicilia, non voglio dire questo e non sono venuto a dire questo. Io sono venuto a dirvi due cose: uno, che abbiamo la credibilità per dirvi entreremo nel comune di Palermo e taglieremo quello che non serve, perché l'abbiamo fatto prima di tutto su noi stessi, e due, dateci l'opportunità di governare l'Italia, facciamo una legge che applica le regole che già applichiamo a noi, a 900 consiglieri regionali, 1.000 parlamentari, 8.000 sindaci, grandi dirigenti delle partecipate di Stato, e recuperiamo miliardi di euro. Recuperiamo miliardi di euro, e questi miliardi di euro che possiamo recuperare dagli sprechi di questo paese li mettiamo in un progetto tanto innovativo quanto già esistente in tutti gli altri paesi europei, che si chiama banca pubblica. Oggi molte imprese hanno bisogno di prestiti, ma tanti giovani vorrebbero avere un mutuo per farsi una famiglia, per comprare una casa, e tante famiglie hanno bisogno di prestiti, ma le banche hanno chiuso i rubinetti. In altri paesi d'Europa ci sono banche pubbliche che aiutano i cittadini quando hanno bisogno di un prestito, e noi la possiamo fare in Italia. Ma perché non si fa? Non si è mai fatta, nonostante abbia visitato la banca pubblica francese, la banca pubblica tedesca, la banca pubblica spagnola, banche che oggi entrano anche nelle aziende in difficoltà, aiutano a ristrutturare il business plan e poi se ne vanno, esattamente il contrario di quello che fa lo Stato italiano, che è socio al 70% quando le cose vanno bene e poi ti abbandona e ti manda Equitalia quando le cose vanno male, esattamente il contrario di quello che succede in altri paesi europei. Bene, abbiamo la possibilità di realizzare un progetto del genere, e credo che ne abbiamo tutta la credibilità per dirvelo, perché lo stiamo già facendo con i nostri stipendi. Anche quando Ugo vi parlava del reddito di cittadinanza comunale sperimentale, noi non dobbiamo parlare al futuro, non dobbiamo dire faremo, diremo, perché noi abbiamo 3 città
che governiamo, che sono Livorno, Pomezia e Castelfidardo, che grazie ai tagli degli sprechi hanno già avviato un reddito di cittadinanza comunale per i cittadini che perdono il posto di lavoro e che cercano il posto di lavoro. Come quando si parla dei rifiuti, non abbiamo bisogno di tanti slogan da venire a dirvi. Quando si parla dei rifiuti e della tariffa dei rifiuti, noi siamo l'unico paese in Europa che in maggioranza agli italiani fa ancora pagare i rifiuti al metro quadro della casa in cui abitano. Invece dovremmo pagarne per quanta immondizia produciamo e così diventiamo tutti virtuosi, vi faccio vedere, perché non siamo inferiori agli altri paesi europei. Ebbene, non abbiamo bisogno di dirvi che proveremo a farlo, no, noi governiamo 37 comuni. E la metà di questi comuni ha già avviato la raccolta porta a porta puntuale, che significa che i cittadini di quei comuni 5 Stelle pagano la tariffa dei rifiuti per quanta immondizia producono. Come, allo stesso tempo, abbiamo realizzato in altri comuni il reddito di cittadinanza comunali e in altri comuni stiamo recuperando gli immobili del comune che sono inutilizzati per sopperire alla crisi abitativa delle città e delle famiglie italiane che stanno perdendo la casa e hanno bisogno di essere ospitati negli immobili che sono loro, che sono del comune. Io sono molto orgoglioso dei nostri sindaci, voi li sentite parlare solo quando li devono attaccare. Qualche volta qualcuno farà anche qualche sbaglio, ma voglio che se ne parli anche quando fa cose incredibili. Livorno è stato il primo comune in Italia ad avviare il reddito di cittadinanza comunale, eppure nessuno ne ha parlato. Livorno è stato il primo comune a prendere un carrozzone politico, che era una delle tante partecipate con cui hanno assorbito i soldi delle nostre tasse, l'hanno portato davanti al tribunale e hanno detto: noi non vogliamo licenziare nessuno, però dovete ristrutturare questa azienda pubblica perché deve gestire i rifiuti dei livornesi, non deve dare poltrone agli amici degli amici dei politici o assumere i clienti elettorali di quelli che sono venuti prima. E l'abbiamo rimessa a posto. Ma soprattutto, i comuni italiani sono stati il bancomat della politica, oggi sono indebitati, lo sappiamo. Ebbene, oggi noi abbiamo tutti i sindaci 5 Stelle che governano i comuni da almeno 3 anni che hanno ridotto in media il debito del loro comune di almeno il 50%. Ridurre il debito del comune significa poi abbassare i costi per le tasse dei vostri figli e dei vostri nipoti. E mentre noi abbassavamo il debito pubblico di tutti i comuni che governavamo, a livello centrale il governo Renzi maturava altri 150 miliardi di euro di debito pubblico che scaricava sulle tasse degli italiani. Perché? Perché mentre tagliavano ai vostri servizi, alla vostra sanità, ai servizi sociali, ai trasporti, ai rifiuti, alle strade, loro dovevano con quei soldi comprare il nuovo aereo di Stato da 170 milioni di euro, continuare a pagare i leasing delle auto blu, le esternalizzazioni degli appalti nelle scuole che stanno riducendo le scuole a delle topaie. C'è una grande inchiesta su un'azienda che si occupa della pulizia delle scuole dei vostri figli, una di quelle grandi cooperative a cui hanno costruito un bando su misura e che oggi stanno rendendo ancora più sporche le scuole dei vostri figli. Quindi il problema non sono le soluzioni, anzi io vi dico di più, tutti i problemi diventeranno delle grandi opportunità se ci manderete al governo. Noi dobbiamo solo sostituire questa classe politica a tutti i livelli e vi faccio vedere come avremo grandi opportunità di cambiamento, perché le idee le abbiamo chiare. E voglio dire un'altra cosa, magari in questa piazza ci saranno persone che decideranno comunque di non votarci l'11 giugno. Non possiamo pretendere il voto, noi speriamo di essere convincenti, di raccontare la nostra storia di credibilità, la nostra storia personale, di forza politica, ma magari qualcuno deciderà di non votarci comunque, è un suo diritto. A quelle persone io voglio dire una cosa, a differenza di tutti gli altri che in questi anni quando noi eravamo fuori dal Consiglio Comunale governavano questa città e ci ignoravano, gli elettori delle altre forze politiche con noi al governo di questa città avranno il diritto di poter dire la loro al sindaco e alla giunta utilizzando strumenti di democrazia diretta che gli permetteranno anche di contestarci. Perché noi non vogliamo governare una città illudendoci di essere la maggioranza solo perché abbiamo preso i voti alle elezioni comunali. Noi vogliamo governare una città unendo tutti, andando a parlare anche con quelli che non ci hanno votato e dicendogli: tu non sei d'accordo con me? Beh, grazie a noi e alle modifiche che faremo al regolamento e allo statuto del Consiglio Comunale potrete presentare delibere
in consiglio comunale, indire referendum comunale e interrogare il sindaco direttamente in consiglio comunale, perché magari non siete d'accordo su quello che fa il Movimento 5 Stelle. Quindi anche chi non ci voterà dovrà avere il diritto di dire la propria, perché noi siamo stati quelli che per anni sono stati esclusi dalle istituzioni della Repubblica e sappiamo che cosa significa, e non vogliamo fare la stessa cosa dei nostri predecessori. La nostra è una storia di una forza politica che ha provato ad unire sui temi e non sulle ideologie, sui temi e non sugli interessi personali, e crediamo di aver capito, poi con tutte ovviamente le cose che dovremo ancora capire, come si debbano risolvere i problemi di questo paese, perché le soluzioni ce le avete fornite voi. Ora dobbiamo decidere, possiamo decidere di mandare questa lista con Ugo Forello candidato sindaco all'opposizione di questo comune, noi ci saremo. Possiamo decidere di escluderlo da questo comune, non credo accadrà, ma ci saremo comunque. Ma se doveste mandarci al governo di questo comune, allora tutti insieme inizieremo a marciare verso un nuovo futuro di Palermo, un futuro che si basa sulle innovazioni tecnologiche, un futuro che si basa sulla solidarietà con il reddito di cittadinanza comunale, con l'aiuto alle piccole imprese e alle piccolissime imprese dei commercianti, un futuro che si basa sulla partecipazione dei cittadini al di là del credo politico che hanno. Un futuro che cerca di unire una società che è stata disgregata perché chi stava al potere ha pensato ai propri interessi e siccome temeva i cittadini ha provato sempre a dividerci. Ogni giorno che passava abbiamo litigato per anni sui temi della politica mentre loro votavano insieme le peggiori porcate e ci dicevano di essere gli uni contro gli altri. Hanno votato insieme la legge Fornero, hanno votato insieme la legge sui voucher, hanno sostenuto insieme il Jobs Act, hanno votato insieme le leggi finanziarie che hanno finanziato i vitalizi tagliandovi le pensioni, massacrando la sanità. Adesso è il momento di dargli un chiaro segnale e dirci tutti quanti insieme: voi non passate più, non potete più varcare la porta di quel comune, perché noi non vogliamo fare differenza tra chi vota per una forza politica e per un'altra. Noi facciamo una differenza tra chi ha contribuito al disastro di questo paese e chi ancora non ha governato questo paese, e quelle persone, tutte quelle che vorranno governare insieme a noi questa città, si stringano intorno ad Ugo Forello e gli diano una mano, perché abbiamo tanto da fare e abbiamo solo 5 anni. Grazie mille. Un grande applauso a Luigi Di Maio, grazie tantissimo a lui, veramente. Tra l'altro conosce bene il nostro programma, visto che ha puntato tanto sulla partecipazione, che è uno degli elementi fondamentali, così come tanti altri. Non ho parlato della disabilità, ma uno dei punti fondamentali del nostro programma riguarda le politiche per migliorare questa città, per eliminare quelle che sono le barriere architettoniche, per l'istituzione di figure come il garante della disabilità e il disability manager, quindi grandissima attenzione a questo tema. Io vi dico solo questo, nel frattempo ci hanno raggiunto quelli che sono i 40 splendidi candidati al Consiglio Comunale. Noi, l'abbiamo detto, non dobbiamo fare una squadra, noi siamo nati già come squadra e non dobbiamo fare squadra con i cittadini palermitani, noi tutti siamo cittadini palermitani. Questo è un percorso collettivo splendido, io vi invito, ci sono 15 giorni, abbiamo 15 giorni di tempo, ciascuno di voi ha la responsabilità di farsi portatore di quello che è un elemento fondamentale, l'antidoto a quello che è il virus che ha ucciso questo paese, che ha allontanato i cittadini dalla politica, che invece è una cosa bella, dovrebbe essere una cosa sana, dovrebbe aiutare i cittadini. Dobbiamo finalmente battere quel senso di sfiducia attraverso una politica fatta dai cittadini per i cittadini. Riprendiamoci Palermo, ragazzi! Repubblica cieca, milioni di elettori addormentati per 20 anni davanti ai televisori. Buonanotte senatori, caro Napolitano, te lo dico con il cuore, potrete
testimoniare, oppure passa il testimone. Dove sono i nastri dell'inchiesta? Si dice che il Nicola Mancino scriva meglio con la destra. Del giorno fretta sul decreto, in Parlamento non c'è spazio per i disonesti, solo c'è il completo. La storia ci ha insegnato che l'Italia, non trovi la tua strada, te la fa saltare in aria.